Ciao a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday 13 Store e benvenuti se siete nuovi iscritti. Io sono Davide, com'è il mio piccolo assistente Jason. E oggi siamo qua con un nuovo video unboxing sugli ultimi arrivi in negozio. Allora, cominciamo subito, oggi abbiamo un sacco di novità. Cominciamo subito con i Pokémon, abbiamo minifigure, abbiamo Pikachu, Bulbasaur, ancora Pikachu con Squirtle e infine abbiamo sempre Pikachu con Charmander. Poi abbiamo un ritorno, il calice di Emily, direttamente dal film La sposa cadavere, bellissimo, ottimo pezzo da collezione. Ovviamente abbiamo acciaio e resin. Poi abbiamo un cappello targato Diffused della Marvel, bello, con tutti i fumetti stampati. Poi parliamo di Sonic, abbiamo tazza più puzzle da 100 pezzi, simpatica come cosa, come abbinamento. Un altro ritorno, abbiamo ancora Scarlet Spider, che abbiamo già recensito tra l'altro, targato Hasbro. Vi lasciamo in caso la recensione in fondo a questo video. È un action figo davvero spettacolare. Parliamo di Funko Pop, abbiamo una novità, il Funko Pop di Luffy della quinta trasformazione. Abbiamo sia la versione normale che la versione limited edition case, che sarebbe la particolarità, la differenza è che si illumina al buio. Allora, penso che si illumini solamente il fumo sulle spalle, eh? E forse anche le sopracciglia, chi lo sa. Continuiamo con le novità, abbiamo l'action figure di Cable targato Hasbro, anche questo abbiamo già fatto la recensione e la troverete nella playlist dedicata in fondo a questo video. Poi un altro ritorno, ma sempre novità di questo mese, abbiamo l'action figo di Cloud Strife, direttamente da Final Fantasy VII Remake. Per gli appassionati dei puzzle non può assolutamente mancare questo accessorio, ovvero le chiamiamole così scodelle per dividere i pezzi prima di cominciare a fare i puzzle, e si possono anche unire tra loro appunto come fossero pezzi di puzzle. Molto simpatica come cosa. Per gli amanti del cinema, questa bellissima statua e riproduzione del simbolo della Warner Bros. Per il 100° anniversario, ovviamente limited edition. Poi parliamo di McFarlane, abbiamo la statua della serie Movie Maniacs limitata a 3750 pezzi del Vault Boy, direttamente da Fallout. Ancora McFarlane, abbiamo la nuova wave tra virgolette di Batman The Dark Trilogy. Stanno uscendo altri pezzi, abbiamo già visto in passato altre action figure di questa serie, magari vi lasciamo la playlist dedicata in fondo a questo video. Oggi abbiamo Catwoman Platinum Edition e Batman senza maschera e senza mantello. Ancora McFarlane, con questa novità abbiamo Batman direttamente dal film Batman vs Superman. Film mai datato, però si vede che si sentiva la mancanza di un Batman di Ben Affleck, che dalla scatola, devo ancora recensirla, ma dalla scatola sembrerebbe tutto tranne che Ben Affleck. Comunque, poi andiamo a vederla. Poi passiamo a questa novità assoluta,
in casa Nacelle o Nacelle, non so bene come si pronuncia, una marca che non conoscevo, l'ho conosciuta adesso grazie a queste riproduzioni fantastiche dei Biker Mice da Marte, giocattoli anni 90 del cartone anni 90, e dalla scatola direi che sono favolose. Vedremo poi in mano quando faremo le recensioni che presto arriveranno. Tra l'altro sul canale, nella community tab, c'è già un sondaggio che abbiamo fatto per sapere da voi quale dobbiamo recensire per prima. L'ultima volta che ho controllato vinceva Pistone. Comunque staremo a vedere. Comunque le trovo davvero fantastiche. Sono uscite anche le moto, che al momento sono in preordine, e sono stati annunciati anche, se non sbaglio, due nemici, uno sicuro, però non ricordo se erano due o uno, quindi direi che è una wave che andrà avanti. Infine abbiamo questo pezzo enorme che dobbiamo farvi vedere così perché sul tavolo non ci sta, di Luffy, lo stesso del Funko Pop che abbiamo visto prima sul tavolo, però abbiamo la Figuarts Zero targata Bandai, enorme ma soprattutto pesantissima, davvero fatta benissimo. Da qui ovviamente non si vede, però ve la facciamo vedere dalla scatola, fantastica. Tra l'altro è andata a Aruba, è già sold out, è durata giusto il tempo del preordine. Bene, direi che questo video unboxing termina qui, direi che ci sono arrivati pezzi fantastici, soprattutto i Biker Mice, non vedo l'ora di mettere le mani sopra e recensirli. Comunque anche altra roba, davvero ottime novità di questo mese. Tu cosa hai preferito? Mi è piaciuto tutto tranne Batman di Dark Knight, quello senza maschera. Ok, sì, poi quello non so se lo recensiremo perché sinceramente lo trovo inutile come il Joker viola che era uscito, infatti non abbiamo recensito, però era blu. Non si sa mai, viola, blu è uguale, non si sa mai, magari lo recensiamo, però sì, molto trascurabile. Bene, direi di chiudere qui. Noi ringraziamo tutti come al solito di averci seguito e ringraziamo tutti quelli che hanno acquistato, ringraziamo tutti gli abbonati al canale che ci supportano, grazie mille a tutti, e vi ricordiamo che qualora voleste potete abbonarvi al canale con l'appoggio del tasto qui sotto abbonati, oppure potete supportarci con i super grazie mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci un like o un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social. Noi vediamo l'appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Jason. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.